tutto il fascino del Medioevo in una piccola chiesa extraurbana da sempre intitolata Santa Maria del Pesco, poi detta anche Santa Maria della Luce ed ora comunemente conosciuta come Chiesa dell'Assunta. La chiesa, realizzata nell'ultimo scorcio del 200, è caratterizzata da una semplice aula rettangolare, perfettamente orientata, priva di transetto e conclusa da un coro quadrato. Nessun'altra decorazione scultoria all'interno, ma solo i resti di esuberanti cicli pittorici alternati a raffigurazioni iconiche, realizzate in un ampio arco temporale, dalla fine del secolo XIII a tutto il secolo XVII. Due elementi caratterizzano la chiesa. Il primo è costituito da una leggenda che fa risalire la sua costruzione alla volontà di un capitano di mare sfuggito al naufragio, motivo per il quale il sacro edificio avrebbe l'improbabile forma di nave. Il secondo, da un'epigrafe rivenuta durante l'ultimo restauro del 1975, che ci consente una datazione. È il 1300, l'anno citato nell'epigrafe, una data che, verosimilmente, si riferisce alla consacrazione della chiesa. Una posizione singolare determinata dalla presenza, in adiacenza, di un complesso grottale e ipogeo, dove per lunghi secoli si è protratto il fenomeno della civiltà delle grotte che vedeva lo svolgersi della vita, nella routine quotidiana, di comunità laiche o religiose. Complesso segnato da una presenza importante, una cripta cappella per le funzioni religiose degli abitanti dell'insediamento, risalente all'XI-XII secolo, e quindi all'epoca normanna, intitolata Santa Maria del Pesco, titolo trasferito poi, appunto nel 1300 circa, alla nuova chiesa sovrastante che oggi ammiriamo. Solo all'esterno mostra un'eccezionale ricchezza di contenuti stilistici attraverso gli ornati scultorei nei quali vengono accostati in maniera disinvolta motivi classici, islamici, bizantini e gotici, attingendo a un repertorio inesauribile di raffigurazioni interpretate secondo l'estro personale e che facevano capo ai bestiari medievali, nei quali le figure, reali ma spesso immaginarie e mostruose, diventavano simboli di profonde verità religiose. Un tipico esempio, dunque, di architettura religiosa del Trecento, che nell'Italia meridionale derivava da un eclettismo di linguaggi dove convivevano almeno tre movimenti artistici: il tipico romantico pugliese, il linguaggio dell'arte gotica e i caratteri costruttivi bizantini.